partire. Ecco. Buongiorno, cercherò di non far rimpiangere Dario Capizzi, che oggi per l'appunto è proprio sulle isole Ponziane a distribuire esche per ratti. Io c'ero la settimana scorsa. Dunque, questo progetto. Questo progetto, che è iniziato nel 2015, ha come beneficiario principale il Dipartimento Ambiente della Regione Lazio, più altri quattro beneficiari associati, che sono l'Università di Roma per gli aspetti floristico-vegetazionali, l'ISPRA per il monitoraggio delle specie animali e l'eradicazione del capre in selvatichite, la riserva naturale di Ventotene per gli aspetti logistici e di comunicazione sull'isola di Ventotene e la NEMO, la società privata di consulenza dove lavoro. L'area interessata è costituita dall'arcipelago delle isole Ponziane, cinque isole principali, tutte incluse in una ZPS che comprende anche i tratti di mare circostanti. Mentre a terra esiste un solo ex SIC sulle isole di Palmarola e di Zannone, sulle altre isole non ci sono siti di SIC. Per cui l'intervento riguardando tutte le isole, il progetto riguardando tutte le isole, aveva come scopo principale la protezione degli uccelli. Lo scopo principale del progetto è la protezione di specie e habitat di interesse comunitario rispetto alla minaccia portata da specie aliene invasive. Specie aliene invasive che tutti sapete hanno un impatto particolarmente pesante proprio negli ambienti insulari, dove hanno provocato il numero più elevato di estinzioni, perché le specie e gli ecosistemi insulari sono meno in grado, sono di solito più poveri, più semplificati, con specie non preparate all'arrivo di competitori e soprattutto predatori terrestri, per cui vi sono state in gran numero estinzioni. Le specie affrontate in questo progetto, le specie No, le specie, sono solo queste quattro, le specie aliene affrontate, il ratto nero, il fico degli ottentotti e poi due popolazioni di ungulati, il muflone, presenti solo sull'isola di Zannone, e le capre inselvatichite sull'isola di Palmarola. Le specie che si intendeva proteggere, diciamo i target principali del progetto, erano due specie di uccelli marini, la berta maggiore e la berta minore, che nidificano, entrambe le specie nidificano su tutte e cinque le isole principali, con popolazioni significative quantomeno a livello nazionale. L'impatto dei ratti su queste specie è notoriamente, ampiamente studiato ed è scritto. I ratti si nutrono delle loro uova e pulcini. Sulle Ponziane abbiamo dei dati sul successo riproduttivo della sola berta maggiore, che essendo più grossa della berta minore, come dice il nome, di solito subisce un impatto leggermente inferiore dai ratti rispetto alla berta minore. Però, come vedete, a Palmarola, nei 2 anni di monitoraggio dentro il progetto, abbiamo rilevato un successo riproduttivo molto basso se confrontato con quello di Zannone, dove i ratti furono eradicati nel 2008, una delle prime eradicazioni significative fatte in Italia, su isole italiane, insomma, dove il successo riproduttivo è più del 90%, e a Zannone, prima dell'eradicazione, il successo riproduttivo è stato sempre zero nei nidi che riuscivamo a controllare.
Sulla Berta minore, presumibilmente. La Berta minore non abbiamo dati perché i nidi sono di solito in posizioni più difficili da raggiungere, poi sono molto profondi, difficili da monitorare, quindi non abbiamo dati. Però dove li abbiamo, Monte Cristo, Tavolara, sono drammatici. Dunque, qui c'era un filmato che però, a meno che ora non sia successo qualcosa, no, non è successo qualcosa, non parte, abbiamo provato prima a farlo partire. Diciamo, gli addetti ai lavori lo conoscono, è il primo filmato che abbiamo registrato in Italia di predazione di ratto su un pulcino di Berta. È il primo e il più drammatico, anzi, per quelli deboli, cioè per le persone più sensibili è meglio se non si vede. E, comunque, chi volesse lo trova facilmente su YouTube cercando Berta predazione ratto Pianosa, perché è stato fatto sull'isola di Pianosa. Dopodiché ne abbiamo registrati altri, diversi altri sull'isola di Tavolara a carico della Berta minore. Dunque, con l'eradicazione di queste specie aliene si intendeva proteggere non solo specie, anche se gli uccelli dovevano essere l'obiettivo principale, ma insomma come obiettivo collaterale si intendeva proteggere anche una serie di habitat di interesse comunitario. Habitat che ovviamente sono minacciati dalla diffusione di una pianta aliena invasiva che si sostituisce agli habitat originari. Ma anche sono minacciati altrettanto ovviamente da mufloni e capre selvatiche, ma anche dai ratti, perché i ratti si nutrono ampiamente di semi e possono facilmente modificare nel medio-lungo termine le comunità vegetali, cioè lo fanno di sicuro. L'eradicazione di ratti, diciamo nelle isole piccolissime, che sono state le prime dove abbiamo fatto l'eradicazione di ratti in Italia. Dopo l'eradicazione, la vegetazione di queste isole si è trasformata nel giro di pochi anni. Ecco, questo è l'impatto più visibile, ovviamente non è quello dei ratti, ma quello dovuto alle capre a Palmarola in particolare, perché è un'introduzione recente, quindi si vede proprio come si sta diffondendo l'effetto delle capre, che per ora è limitato a una porzione dell'isola, ma in rapida diffusione. Qui si vede l'effetto della brucatura delle capre che si rivolgono preferenzialmente a arbusti e alberi e non all'erba, quindi rimangono, l'erba rimane, ma si distruggono gli arbusti. Ecco, questo è il punto, il settore dell'isola dove l'impatto è più elevato, praticamente una parete rocciosa con dei terrazzi che un tempo erano coperti da ginestre, vedete, ora ce ne sono rimaste vive singoli individui mentre si vede tutti questi tronchi morti. Tra l'altro in quest'isola sta franando, ogni anno c'è una nuova frana, l'effetto di queste ungulate è pesantissimo anche dal punto di vista della stabilità dell'isola. Queste specie aliene non è che causano solo, come è stato detto oggi ampiamente, ma anche queste che abbiamo affrontato noi, causano anche danni economici. In quell'analisi fatta anni fa a livello europeo dell'impatto economico delle specie aliene, i ratti in realtà erano al primo posto, se non ricordo male, perché causano, è notissimo, per questo si combattono, esistono ditte di disinfestazione. A Ventotene ci sono 700 residenti ufficiali, d'estate sono molti di più, d'inverno in realtà molti meno, ma è stato valutato e molto sottostimato, diciamo, nell'ambito del progetto, il costo dovuto alla presenza dei ratti è stato valutato in 10.000 euro. In realtà, appena è finita questa indagine, ci sono stati segnalati una serie di costi che non erano stati valutati precedentemente. Ma oltre a questo, il problema è che, diciamo, in un posto come questo, dove il controllo dei ratti viene fatto dai singoli cittadini, abbiamo visto che circa 250 kg l'anno di rodenticidi venivano distribuiti praticamente nelle zone abitate, intorno, cioè nel paese e negli orti, cioè praticamente su tutta l'isola perché è tutta abitata. E chiaramente vengono usati senza le opportune precauzioni, vengono usati o liberamente o dentro contenitori, insomma, posticci, diciamo.
Oltre a ciò, c'è un rischio dovuto alle malattie trasmesse dai ratti. Infine, noi non abbiamo valutato, ma altri l'hanno fatto in isole oceaniche, in isole tropicali, diciamo, i benefici economici dal punto di vista dell'immagine turistica che può avere un'isola dove sono stati rimossi i ratti e si spiega che questo è stato fatto per riportare l'isola a condizioni più naturali e che ora quello è un santuario della natura, quindi dal punto di vista dell'immagine anche può avere un valore elevato questo. Il progetto, vabbè, è iniziato a fine 2015, durerà fino al 2020, prevede una serie di azioni di cui 5 concrete, 5 interventi, diciamo, l'eradicazione dei ratti. Ovviamente la realizzazione di misure di biosicurezza, perché sono isole, almeno Ventotene, ma anche in minor misura Palmarola, sono isole abitate, quindi dovremo fare molta attenzione a riduzione del rischio di invasione. E poi altri tre interventi di cui faccio solo cenno, l'eradicazione delle capre selvatichite, del Carpobrotus, e poi un primo intervento sul muflone a Zannone, praticamente la recinzione di una parte della lecceta per proteggerla, ma anche per valutare bene gli effetti sui quali per ora, gli effetti del muflone, perché su questi effetti per ora c'è una certa incertezza. Quindi io ora passo all'azione 1, eradicazione dei ratti. Ovviamente, diciamo, le prime fasi sono state quelle di sopralluoghi, indagini e pianificazione dell'eradicazione. Sono stati fatti dei transetti di monitoraggio ripetuti durante le 4 stagioni e si è visto che a Palmarola, che è l'isola più naturale, quasi completamente naturale, sebbene abbia avuto un impatto pregresso, insomma, dalle attività umane, i tassi di cattura nei diversi transetti sono tutto sommato non diversissimi, mentre c'è un'ampia variazione durante le stagioni con valori molto molto bassi in pieno inverno. Quindi evidentemente almeno su quest'isola l'inverno appariva la stagione migliore per l'eradicazione, cioè si interviene al momento in cui le risorse trofiche sono minori. Questi invece sono i transetti effettuati a Ventotene. Anche qui i valori più bassi si sono trovati in gennaio 0,11, quindi anche qui si confermava la necessità di agire in inverno. Qui invece si sono trovate differenze elevatissime tra i diversi transetti nei tassi di cattura, perché l'isola, essendo interessata dalla presenza umana diffusissima, in certe zone c'era ampio, cioè i ratti erano pochi perché qualcuno li distribuiva continuamente rodenticidi. E nei pochi ambienti naturali però abbiamo rilevato valori elevati. Interessante il fatto che poi alla fine il tasso di cattura complessivo nelle due isole è risultato praticamente uguale. Mentre al momento dell'eradicazione a Ventotene apparivano molte volte più numerosi perché hanno delle ampie fluttuazioni e si vede che a Ventotene, dai tempi del monitoraggio a quell'eradicazione, la popolazione è aumentata. Abbiamo fatto dei trappolaggi anche a Santo Stefano perché inizialmente si prevedeva di eradicare i ratti anche lì, noti, segnalati in bibliografia anche recente, però abbiamo scoperto che i ratti non c'erano. E non c'erano probabilmente da un bel pezzo perché si vede una passata, insomma, dei resti non c'erano. Dunque, l'eradicazione, le tecniche, le strategie, diciamo, dell'eradicazione si sono dovute adattare alle caratteristiche delle isole e anche alla normativa nazionale che attualmente rende molto difficile un'eradicazione con distribuzione aerea di esche come viene fatta, diciamo, altrove, come è stata fatta in alcune isole italiane, cioè con distribuzione libera di esche dall'elicottero, che è la metodologia che permette di agire su grandi superfici anche molto difficili. Qui abbiamo agito con
erogatori chiusi, selettivi, che però in alcune aree inaccessibili si sono dovuti fare noi, inventare noi e lanciarli dall'elicottero. Chiaramente, diciamo, questa, specialmente a Palmarola, dove l'area trattata con questa metodologia è molto estesa, diciamo, è la prima volta che viene tentata una cosa del genere, quindi diciamo, noi siamo ottimisti, se no non si faceva, però c'è un maggior margine di incertezza sulla possibilità di efficacia, insomma sulla possibile efficacia di questa metodologia. 5 minuti, Paolo. Benissimo, questa è Ventotene, è stata trattata come si vede quasi interamente via terra con 800 postazioni come quelle rappresentate in figura. Nelle zone, nelle sole coste rocciose più alte sono stati distribuiti una novantina di postazioni, questi blocchi protetti da canne di bambù lanciate con l'elicottero lungo percorsi prestabiliti. Sono stati lanciati 2 volte, la seconda la settimana scorsa. Invece a Palmarola, che è un'isola disabitata, ripidissima, franosissima, inaccessibile per la gran parte della sua superficie, le zone dove l'eradicazione poteva essere fatta via terra, insomma, con distribuzione manuale di erogatori, sono solo queste in grigio. Peraltro qui si vede in queste in grigio delle zone vuote, perché queste qui si doveva fare via terra, poi al momento in cui ci sono portati si è visto che erano praticamente inaccessibili anche queste, o comunque estremamente impegnative. Quindi la zona di distribuzione aerea di questi erogatori protettissimi, in questo caso anche perché non ci fosse il minimo rischio che si potessero rompere cadendo, è stata
isole particolarmente, diciamo, interessate alla presenza di Carpo Brotus nelle isole Berlengas e nelle isole Hyères in Francia. Infine, è in corso un'attività di monitoraggio, fin dall'inizio il monitoraggio pre-intervento, insomma, sia sulla vegetazione, sia nelle zone di rimozione del Carpo Brotus che nel resto delle isole per vedere l'effetto della rimozione degli animali alieni, e poi il monitoraggio di una serie di specie animali, non solo la berta, ma anche altri di cui si sa meno, ma che generalmente risentono dell'eradicazione di questi vertebrati invasivi. Ho finito. Grazie.